Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Oggi giovedì 22 giugno, ore 9:57. Non sono ancora le 10, sono già al secondo caffè. E come dice Kimbo, 1, 2, 3, Kimbo pensa a te. Pensate, ho fatto una pubblicità a Kimbo, no? A parte le battute, buongiorno a tutti. Notizione oggi, alcune notizie molto molto interessanti. Una che fa sorridere dall'alto dei cieli o dal basso degli inferi, perché non sappiamo dove sia andato, alla fine sapete, il destino non è mai certo per nessuno. Fanno comunque sorridere Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi che non c'è più, però guardandoci dal di là, guardandoci, vede questi magistrati che vengono indagati. È già il terzo in pochi giorni. E quindi tra le notizie di oggi c'è questa. Poi tra le notizie di oggi c'è il codice. Una volta c'era il codice Da Vinci, adesso c'è il codice Salvini. E di cosa parliamo? Del codice della strada. Salvini, Matteo Salvini, il ministro Matteo Salvini sta andando giù pesante col nuovo codice della strada. Se ne vedranno delle belle, perché questo vuol togliere la patente a tutti. Vabbè, detto questo, buongiorno. Inizio a vedere i primi collegati. Prendo un cellulare per fare una verifica incrociata e vedere che effettivamente sia arrivata la notizuola là. E vedo i primissimi collegati, che saluto. Nicole Nemzet, ciao, buongiorno. Ciao Anna, ciao Dora, ciao Antoine, mitico Davide, Francesca, buongiorno a tutti. Davide Paschetta, l'amico Davide Paschetta, il fratello Davide Paschetta, dice ciao grande Cuno e Affa, ma non troppa per adesso. Buon giorno a tutti e buon proseguimento. Davide, c'è caldo anche qua, c'è una Affa abbastanza fastidiosa. E Antoine, da dove? Antoine Aydrak, mitico. Allora abbiamo ciao da Roma, Asia Oro, com'è il meteo a Roma, com'è il clima a Roma? Ciao Anna Lucrezia, buongiorno anche a te. Ok, inizio a vedervi, proprio inizio a vedervi. E nonostante la mattina, chiaramente ore 9:59 del mattino, ma andiamo alle pagine di giornale. Siete pronti? Siete pronti? Andiamo alle pagine di giornale. Guardiamo la verità. Parto con la verità, perché c'è questa condanna. La condanna di Pier Cavillo provoca un terremoto. Che è successo? Da Vigo, altri due magistrati indagati. L'omessa denuncia imbarazza il Colle. Marra, ex consigliere del CSM, io iscritto a registi insieme con Cascini, ma ho saputo degli atti coperti da segreto almeno un mese dopo il PG Salvi e il vicepresidente Ermini, che a sua volta avevano informato Mattarella. Perché dovevo denunciare io e non loro? Comunque un bel casino, viene fuori un bel casino. La condanna di Percavino provoca un vero e proprio terremoto nella magistratura, perché già il terzo magistrato indagato. Mi dicono che a Taranto intanto il nostro inviato torna in primo piano, io perché devo salutarlo come si deve, perché il nostro è l'inviato numero uno lui, eh. Carlo Clemente, buongiorno a tutti da Castellaneta, provincia di Taranto, quindi in Puglia. Abbiamo ben 39 gradi con Affa, mamma mia, 39 gradi, sei soli oggi per il nostro Carlo Clemente, che in base alla temperatura aumenta con il numero dei soli, sei soli addirittura con il termometro in rossissimo a Castellaneta, provincia di Taranto, 39 gradi, mamma mia. Torniamo ai giornali. Attenzione, altra notizia abbastanza inquietante, perché guardate qua cosa dice, guardate qua Maurizio del Belpietro che dice: ad un passo dal disastro, presto truppe di paesi NATO in Ucraina. Attenzione, questa è la notizia che non avrei mai voluto leggere. Purtroppo è la verità, però vi chiederei di condividere in questo momento, è fondamentale, serve sempre la vostra condivisione. Maurizio Belpietro tratta un argomento veramente 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 triste, veramente pauroso, veramente terribile. Ci si abitua a tutto, dice Belpietro, anche agli orrori della guerra, soprattutto se è lontana e non si sentono i tuoni dei cannoni e non si vedono le bare dei caduti a tornare a casa. Così ci siamo abituati alla guerra in Ucraina. Sosteniamo economicamente l'esercito di Kiev, ma senza subirne le conseguenze del conflitto, e quelle, se non quelle economiche ovviamente, della spesa, gli armamenti, del riscaldamento. Dunque, assuefatti dalle notizie, però non vorrei andare a continuare a leggere interno, ma non posso addentrarmi nelle notizie, anche perché è giusto darle a loro. E qua la preoccupazione di tutti è che prima o poi i nostri politicanti, che parlano in politichese ma non parlano con la voce del popolo,
ci manderanno in guerra veramente, fisicamente, manderanno i nostri ragazzi. Questa è la preoccupazione, presumo, di questo articolo e non solo di questo articolo. Torniamo alle pagine di giornale, sempre che il... Ok, grazie. Sotto abbiamo sempre la verità e continuiamo, chiudiamo l'ultimo articolo della verità. Figlie di coppie gay, l'Unione Europea dà ragione all'Italia. Sul caso Padova il portavoce della Commissione ammette che quel che fa testo è solo la nostra legislazione, che però la sinistra e i suoi opinionisti pretendono che non venga applicata quando a loro non va a genio. Quindi continua questa problematica che purtroppo invade la nostra quotidianità, questa problematica che purtroppo vede due schieramenti completamente contrapposti. Secondo me bisognerebbe trovare una via di mezzo, la verità sta sempre in mezzo, cercare di capire un po' tutti. Vabbè, non è facile. Io da cristiano però ho un pensiero unico, lo sapete, da cristiano ho un pensiero ben chiaro. E abbiamo al centro la grande battaglia, vogliamo sdoganare la pedofilia, c'è da lottare per salvare i bimbi. Silvana De Mari, facciamo un applauso a Silvana De Mari, vorrei un pollicione per la dottoressa Silvana, l'amica Silvana De Mari, fate un applausone, perché sono stata condannata in due processi aventi come tema alcune mie dichiarazioni sulla pedofilia. Il punto culturale però è uno solo, esiste una pressione per sdoganare la legittimazione della pedofilia sul piano sociale, non è mai legittimata, cara De Mari, concordo con te. Cambiamo quotidiano, andiamo a vedere che dice questo qua. Libero, mi interessava Libero. Libero va giù con il codice, questo ha lanciato queste strade sicure, il codice Salvini. Una volta c'era il codice Da Vinci, adesso c'è il codice Salvini. Nuove regole per chi guida. Attenzione, questo interessa molte persone, soprattutto anche in questi giorni nella mia zona è stato investito una persona uccisa da un ubriacone. Cioè, ragazzi, non si può guidare ubriachi in macchina, non si può. Nuove regole per chi guida, patente sospesa se si usa il cellulare o si è drogati, anche se si usa solamente il cellulare senza utilizzare i mezzi adeguati, ovvero il viva voce, il bluetooth, quello che si può utilizzare in macchina. Limiti per i giovani, stretta sui monopattini. Ci sono grosse novità sul codice della strada, però faremo una diretta dedicata, sicuramente come paragone.it, e un articolo dedicato a questo nuovo codice proposto da Matteo Salvini. Attenzione, le tracce raccontano un'Italia maschia, etero e nostalgica. Maturità senza gay e migranti, la sinistra sclera e protesta. Che cavolo è successo? Francesco Specchia, giornalista, Francesco Specchia racconta di Libero, perdonatemi, sto riguardando il quotidiano. Racconta questa storia, questa maturità, questo articolo, questa maturità senza gay e migranti, che vuol dire? E i gay, scusa, ci sono i gay? No, i gay non ci sono. Come non ci sono? Lo sapevo, sti fasci, sti migranti, ci sono i migranti. Qua si parla di uno scritto della Boldrini, le memorie di Carola Racchete potevano essere uno spunto. No, i migranti non ci sono, lo sapevo. È un articolo sicuramente da leggere. Continuano però, amici, continuano. La divisione in verità la fanno proprio queste persone, la fanno quelli che si lamentano senza nessun motivo. Siamo tutti esseri umani, non servono leggi, non servono terminologie LGBTQ, cioè Marcello rimane Marcello, comunque sia, qualsiasi siano i suoi gusti sessuali, il suo stile di vita, Francesca rimane Francesca. Stanno dividendo volontariamente le persone, quando in verità siamo tutti esseri umani. Fine, tutti esseri umani. Quando capiremo questa cosa sarà un grande giorno, quando non distingueremo più. Mi spiegate perché una persona deve farsi identificare come LGBTQIPQRS? Ditemi perché. Siamo semplicemente tutti esseri umani e ognuno deve essere libero di fare quello che gli pare a livello di gusti sessuali. Poi è chiaro che ai miei figli li educo io e nessuno si deve permettere di educare i miei figli o i figli dei miei amici o i figli delle persone che conosco o che non conosco neanche, i figli di nessuno, ci devono pensare i genitori. Detto questo, siamo tutti esseri umani, mettiamocelo in testa, è questo che purtroppo i politici non capiscono, porco Giuda. Vabbè, cambiamo, andiamo a vedere che dicono i giornali, il TAR, questa è una bella cosa, questo è un bell'articolone, perché anche le ONG io le sopporto poco, sinceramente, stanno facendo, il dubbio è lecito che facciano del gran business, no? Aspetta che provo se riesco, beh, fa lo stesso, non volevo mettermi in primo piano, ma ce la faccio a mettermi in primo piano, regia, mi mettete in primo piano,
Non ci vado, ci vado. Eccomi. Oh, grande, grande, grande. Abbiamo una regia eccezionale. Però così io nascondo gli articoli, quindi mi tolgo da primo piano. Vabbè, torniamo qua. Attenzione. Il TAR silura le ONG. Notiziona un freno all'invasione. Migranti, le toghe. Bloccano i blitz delle navi in mari. Spetta a Viminale decidere il porto di sbarco. Attenzione, che non vorrei poi che arrivi qualcuno del PD che dica le toghe vanno indagate per attentato a non so cosa, la libertà di PIN come ha fatto con Salvini. Perché sapete, siamo talmente strani i PDini, vabbè. Poi intoppi su MES e DL lavoro e la sinistra monta un caso. Pronti? Vabbè, la sinistra monta i casi, non propone nulla di serio, tutte le volte monta dei grandi casi perché non sa che cavolo dire. Vabbè, la maturità dei ragazzi e l'immaturità dei genitori. Vabbè, questa qua è la prova. Oggi è la seconda prova. Facciamo un in bocca al lupo con un pollicione a tutti i giovani che stanno facendo l'esame di maturità, ragazzi. Che ricordi. Quindi un abbraccio a tutti i giovani, state tranquilli. Voi prenderete la maturità e forse i genitori un giorno matureranno, perché non tutti i genitori sono maturati. Faccio un mea culpa anch'io, perché i difetti li abbiamo tutti, nessuno è senza peccato. Attenzione, arriva la stretta, il resto del Carlino, arriva la stretta per chi beve alla guida. Ed era ora. Salvini porta in Consiglio dei Ministri il nuovo codice della strada, patente sospesa anche chi usa il cellulare mentre al volante. Sì, dei tecnici del Ministero, Giorgetti al MES, imbarazzo della maggioranza. Decreto lavoro, governo sotto, le opposizioni sono allo sbando. Vabbè, sono tutti allo sbando. Allora, generazione WhatsApp, che cosa è successo? Guardate questa cosa qua, generazione WhatsApp. Guardate, maturità, i ragazzi scelgono la prova legata ai social. Avete capito? Polemiche per una traccia con una lettera all'ex ministro. Generazione WhatsApp, tutti hanno scelto quello, l'avrei scelto anch'io sinceramente, oggi come oggi. E cambiamo quotidiano, vediamo la stampa. Anche la stampa parla delle messe lavoro, il governo sbanda, qua c'è una piccola sbandata, un fuoristrada del governo, Forza Italia assente, esecutivo sotto in commissione bilancio, Melillo e Nordio non conoscono intercettazioni utili. Attenzione, Giorgetti sconfessa la Meloni sul fondo salva stati, lo vediamo in alto, sul fondo salva stati, lo sconcerto della Lega, il PD sono a pezzi. Beh, intanto è arrivato all'intervista a Bersani, no? Bersani è tornato, Bersani che dice: Bersani, Schlein e Conte si vince uniti, ma per favore, si sono offesi una vita, mo adesso uniti solo perché hanno paura di non aver più una poltronina sotto il sederino, dai. WhatsApp, ragazzi, anche qua parliamo di questa qua, la maturità è l'argomento più scelto, è i social all'esame per i maturanti. Vabbè, cambiamo quotidiano, il Messaggero, anche il tesoro, niente rischi del MES, anche qua, ecco qualcuno che ne parla, perché nessuno ne ha parlato. Che è successo? Attenzione, fuga di gas che crolla un palazzo, addirittura dispersi, decine di feriti, fiamme e paura nel cuore di Parigi, è stato un vero casino. Quindi vedete che i casini ce li hanno tutti, non solo noi in Italia. E andiamo a vedere l'avvenire dice: più evasori, meno cure. Si parla degli evasori fiscali, è poco leggibile il caricamento del giornali.it di oggi e si vede poco sinceramente. Vabbè, direi che siamo arrivati, come avete visto gli argomenti del giorno sono si parla del MES, si parla dei Davigo, dei magistrati indagati, si parla di Salvini con questo nuovo codice della strada che merita sicuramente una diretta dedicata per andare a capire cosa dice questo nuovo codice della strada, e si parla del fisco amico alle imprese, che era ora. Detto questo, e del TAR che ha silurato finalmente le ONG e i giudici che iniziano a dire: ragazzi, fermiamo l'invasione. Vabbè, detto questo, vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti, vi risaluto quasi uno a uno. Matteo, Aurelia dice: io credo che le elezioni della Meloni siano state truccate. Non so come, ma credo sia successo. Vabbè, un suo pensiero di Aurelia che rispetto. Questa vergogna deve finire, Francesca Moscato, dedicata a non si sa cosa, però perché ho saltato il commento prima. Dora Solarino, brava, dice Maria Gabriella Idrofano, buongiorno anche a te. Marco Gavagnoni, le toghe rosse vanno messe in galera. E vai giù pesante, mamma mia. E ciao Marco. Davide Paschetta, number one, sempre numero uno. Marinella Giordano, noi siamo caduti nella ragnatela USA mentre i news stanno affiorando scandali su scandali sulla famiglia
Bide, FBI, eccetera, eccetera. Vabbè, grande De Mari, dice Francesca Specchio, Anna Botticelli, un bacione anche a te, Rosaria. Vabbè, Rosaria, la salutiamo. Vabbè, amici, Davide Paschedda, Anna, vi voglio bene a tutti, vi voglio bene a tutti. Buona giornata, vi auguro una buona giornata. Ci sentiamo più tardi con delle notizie clamorose. Preparatevi perché me ne è arrivata una. Me ne è arrivata una, se riesco prima di pranzo, se riesco. Se no più tardi. E poi durante la serata le notizie clamorose di oggi, perché ci arriveranno 7-8 notizie che ho già visto in redazione questa mattina su paragone.it. ragazzi, ci stanno lavorando e vedrete che bordello. Ciao a tutti, buona giornata, mi raccomando, seguite la pagina, condividete, commentate, mettete un pollicione, le stelline sono ben accette, sempre meglio un caffè che zero. Detto questo, vi voglio bene, grazie di esistere. Ciao a tutti e mi raccomando, non mollate mai, in tutti i sensi, in tutti i sensi.